Ragazzi, oggi andiamo a vedere un effetto sempre di William Zavis, l'avevamo già visto in un precedente tutorial, lo trovo abbastanza interessante, per cui andiamo direttamente alla performance senza perdere. Il mazzo regolarmente mescolato, dal quale estrapoliamo due assi, uno e due assi rossi. Allora, cosa faremo? Prendiamo gli assi rossi e li poggiamo momentaneamente sul tavolo, tagliamo a metà il mazzo, giriamo faccia una porzione, prendiamo i due assi e li perdiamo nella porzione faccia in alto, in questa maniera. Dalla porzione dorso in alto facciamo scegliere una carta, immaginiamo questa, la mostriamo, la inseriamo al centro del mazzo, così. Quindi prendiamo la metà faccia in alto, la poniamo sopra quello dorso in alto, spingiamo e magicamente i due assi, come potete vedere, spariscono dalla porzione faccia in alto, per ritrovarsi nella porzione a dorso in alto con una carta incastrata. Che carta è? Sicuramente la carta scelta dallo spettatore. Come avete visto, l'effetto è, direi, molto molto gradevole. E se guardiamo negli occhi dello spettatore, e attraverso gli occhi di uno spettatore, anche forse di molto d'impatto. Detto questo, ragazzi, tutorial. Il tutorial è molto semplice. Allora, il mazzo viene mescolato. Prendiamo i due assi rossi. Nel trovare gli assi rossi, mettiamo in jog quella che sarà la seconda carta sul fondo del mazzo, per semplificare quello che succede dopo. Io questo purtroppo nella performance non l'ho fatto, scusatemi, ma è un consiglio che vi do da subito. Quindi prendete il primo asso, prendete il secondo asso, possono essere nere, possono essere 2K, e quando andate ad appaiare prendetevi immediatamente un break alle prime due carte faccia in alto. Quindi mettete due assi in cima e girate quattro carte come se fossero una. Ora prendetene due, che ovviamente risulteranno essere due carte qualsiasi, e quando andate per separarle dal mazzo girate tutto il resto del mazzo dorso in alto, in maniera che nessuno possa vedere che sotto lasciamo due carte che sono poi i nostri assi. Quindi ripetiamo, contemporaneamente giriamo e lasciamo sul tavolo quello che il pubblico crede essere due assi. Facciamo tagliare a metà e giriamo la parte faccia in alto che non contiene gli assi, perché gli assi stanno nella parte dorso in alto, cioè nella parte finale del mazzo. Diciamo di voler perdere i due assi all'interno della metà mazzo faccia in alto, quindi li mettiamo sopra, teniamoli al break e con un double undercut, che non sto a spiegarvi ragazzi, vi voglio bene, comunque trovate il tutorial nel canale, li portiamo sotto, quindi tagliamo una porzione da sotto, tagliamo tutta la porzione sotto al break e sembrerebbero persi, ma in realtà l'abbiamo lasciati sotto. Prendiamo la porzione dorso in alto e diciamo di voler, ci pare indicare una carta da uno spettatore, immaginiamo questa, mentre la mostriamo facciamo una bagola all'ultima e prendiamo un break fra i due assi. Ora inseriamo questa carta nel break
quindi staremo così. E contemporaneamente tutto il mazzetto lo lasciamo sottostante alla carta che abbiamo inserito, proprio per dare l'idea che la stiamo inserendo in mezzo. L'effetto è bellissimo, per il pubblico la carta è in mezzo. Ora cosa succede? Prendiamo il mazzetto, la metà mazzo faccia in alto e la posiamo sopra a quella torsa in alto. Spingiamo e diciamo che gli assi spariranno. Questo perché? Perché le due carte che stanno sottostante, quelle qualsiasi, in maniera dorso in alto, in maniera contraria a quelle di faccia, si perderanno sul mazzo inferiore che è dorso in alto. Per cui ci possiamo tranquillamente mostrare le carte un po' alla volta per mostrare come gli assi siano spariti da questa porzione di carte. Non sono in cima. Ok? E stendendo, aprendo un ventaglio o stendendo a nastro le carte, mostriamo come gli assi sono finiti nella porzione dorso in alto, con una carta al centro che ovviamente è la carta scelta dallo spettatore. Questo è quanto. Spero che l'effetto vi sia piaciuto e non ho fatto delle riprese in particolare perché è veramente semplice, 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 come quelli che piacciono a tutti noi. Baci e abbracci ragazzi, vogliamoci sempre bene, ciao!